devi svegliare di soprassalto. Non vedo niente poi. Perché poi mi brilla la pelata. Capito? Ti devi svegliare. Siamo diventati qui. Ma infatti, aspetta, ma... No, da qui non si esce. Non si esce? No. Dio. Jack. Che? Guarda. Guarda, lo vedi? Sì. Sto un fornazzo. Ma... No, aspetta. Hai di poco tempo fa. Di che anno è? Di poco. Del 1872. Oddio, ma... L'anno scorso, è dell'anno scorso. Oddio. No, vabbè. Bombardamenti. No. Vabbè, già che siamo in un edificio già abbandonato. Non è che siamo tornati nel tempo antico. Mi sa che siamo nel 1972. Ecco i carri armati. Ecco lì. Loren. Ma, guarda. Lorena, guarda. Scusa, mi sono confuso, volevo dire Lorenz, guarda! Questo sembra il caricatore del... C'è qualcuno che urla! C'è un vocione. La villa della Pappone si nasconde segreti inquietanti. Questo è il caricatore 10, d'Atlanta. Cavolo, da quant'è che non ne vedevo uno? Guarda. Oh no, vabbè! No, ma perché pure questo è il telecomando? Questo è il telecomando, quello vecchio. Quella marca non si vede più ormai, guarda. Quello che fa cavolo, così. Oh mio
Funzionato. Oddio. Ha funzionato. Ha attivato la televisione. Quando ho premuto ha fatto quel rumore. Sì. Lorenz, no. Questa casa nasconde qualcosa. Mia. Lorenz, ma... Un Buddha. Che quadri, che qua... Oh mio Dio. Questo è Buddha. Sì, ma Lorenz, io ancora non capisco dove siamo. Siamo... a casa di qualcuno. Chiama il Buddha. Oddio. Ecco perché è pieno di Buddha. Guarda là quanti ce ne sono. Jack, c'ho l'allergia. Prendi l'antistaminico. Ce l'ho a casa. Oh no. Ci sarà la polvere, ecco perché... Non posso provare a fare una cosa? Ho un'idea! Se noi facciamo una capriola sul letto, magari ci ritroviamo nell'altro mondo nostro. A casa nostra. Provo. No, secondo me non funzionerà. Noi... Sei ancora qua, Lorenz. Che, tu che cosa... Oh. Che cosa pensi? Accetta la realtà, no, Lorenz. No, non è come quella volta del tubo che tu spremevi e andava. I portali. Questa volta non c'è nessun portale, siamo intrappolati. C'è Lorenz, ma... Lorenz! Fermati, Lorenz! Oh. Stavi ballando. Ma io sto cercando. Dio. Chi è? Ma... c'è qualcuno in casa? Mi sento delle... A casa di chi siamo e non capisco. Dio. No! Lorenz, ma questi arrivano... Shh. Arrivano da Giudapasso. Giudapasso? Senti! Sì! Figa! Oddio! Scusa, mi è venuto no, Lorenz. Ho paura. Senti, facciamo una cosa, senza paura. Ok. Senza paura, Jack, ok? Dai, noi siamo bravi. Senza paura. Vai. L'altra mano. Brrr! Senza paura, vai. Sto cercando cose. Io... Oddio, 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 si è sentito un botto. Dimmi, Jack, perdo l'equilibrio. Oddio. No, no, no. Ah. Oddio, si è sentito un botto. Lorenz, cerchiamo. Io ancora devo capire a casa di chi siamo. Guarda. Oddio. Ma... Questa è una freccina. La freccina è l'ultima cosa che una persona ha preso. L'hanno preso qui. Oh no. Chissà di che tipo era. Dobbiamo aprire quella porta, Lorenz. Dobbiamo vedere che cosa c'è dietro. Oddio! Lorenz, perché ti cadi sempre? Oddio! Ah! Lorenz, basta. Lorenz, apri. No! Ah! Porca miseria! No! Jack! No! Non ci credo! Hai visto? Ma qua collezionavano quaderni! È pieno! Quaderno. C'è anche un bigliettino. C'è un bigliettino. Che cosa? Scusa, Jack, un attimo. Sussi Baka. Sussi Baka. Oh mio Dio. No! No, no, queste... Queste sono le pasticche della freccina. La freccina. Eccola. Oddio. L'abbiamo trovata. Lore, basta. Oh, Lore. Oddio, fa un effetto, guarda. Prova. Guarda che vediamo se succede anche a lui. Ecco, vedi? No, fermo. Raga, mi sa che questo... Butta la freccina. Ma se prova a camminare sui quaderni? Prova. C'ho paura. Mano. Oddio. Lorenz, ma è zoomato. Certo che sei proprio vecchio quando usa la tecnologia, non eh. Senti, Jack. Non capisci. Vai, salta, saltella. 3. Questo è per imparare 5, la matematica, 6. Visto che Lorenz non la sa. Anzi, no, aspetta, questi fa il geometra, la sa. 11 quaderni, l'ho contati. No, tu hai contato male. Lorenz, da te non me l'aspettavo, tu fai il geometra, ma hai contato male. Li conto sì, io. Sì, ma il geometra non fa i numeri. 1, 2. Se li fa i numeri, casomai. 1, 2, 3, 4. Bravo, bravo. 5, 6, 7, 8. Ma sembra che mi sto pesando. Vai, vai. 9, 10. Continua, continua a contare, devi finire.
11, 12. Vai! 13, 14. Sono più di 11. 15, 16, 16. Devo sbagliare. Lorenzo, sono 16. Sono. Sono 16. Sono 16, dove erano di più? Guarda che noi sappiamo contare, non siamo come quelle. Senti. Ha finito? No, ancora, ancora. Forse dobbiamo completare. Abbiamo contato. Oddio, Dio. Abbiamo. Ma che cosa? Abbiamo contato sbagliato. No, Lorenzo. Mi sa che abbiamo evocato qualcosa contando sbagliato. Nella villa della Pantonese. Sì, ma ha cominciato a squillare quando tu hai contato male. Te l'ho detto che erano 11. No, Lorenzo, io la so fare la matematica. Sono fotografo, ma sono anche bravo in matematica. Dobbiamo andare. Dobbiamo Aspetta. Andare a vedere. Io voglio anche andare giù da basso, eh. Te lo dico. Mero della schiena, ok. Andiamo. Lorenz, ma guarda, ci sono anche altre due camere. Una e due. Andiamo a vedere. Sì. Ma Lorenz, che hai in mano? La pistola. Perché? Ho una pistola. E ho paura ad usarla. Bravo. No, volevo dire. No, con questa camera, Lorenz, è impressionante. Ma tu guarda che quadro. No. Guarda che quadro. Una signora. Una signora con un bimbo. No, impressionante. La camera spezzata. Oh no, è brutto segno questo. Mettiamola dritta. Ma poi Lore! Si è rispezzata! Come? Come? Aspetta, fammi mettere. Dio! No! Oh! Non l'ho fatta apposta. Tu Lorenz, senti, lascia perdere. Oh. Mi devo arrabbiare come quella volta dei cavalletti? Oh, senti, ecco. Non cominciare. I cavalletti li dovevi portare. Eh sì, certo. Lorenz, c'è un altro quaderno pure qua. Oddio. No, ma è impressionante questa camera. Figa. Lorenz, aprili, vediamo che ci sta là dentro. Qua? Sì. Non c'è niente. Ma è vuoto, io pensavo ci fossero qualcosa, non c'è niente. Cioè, cavolo. Se tipo apri qui. Per me. Un botto, questa cavolo. È una camera vissuta. Dici? Sì. Per gli ospiti, c'è sicuramente. Sta arrivando un ospite, Lorenz. Lorenz. Lorenz, aspetta. Tu che hai i guanti, per piacere, prendi quel quadro là a terra. Dov'è? Lì, là sotto. L'appoggia un attimo là sulla sedia. No. Ma vediamo. Oh mio Dio, ma è un cazzo di cane. Ma è inquietante. È inquietantissimo. Porco cane. Oh mamma mia. Ma che? Oh figa. Ma che c'è scritto? SC SCARED BUGS. Ma che significa? Scared Books. Chi sono? Che significa? Sta per qualche nome di azienda. No, è un anagramma. Un anagramma. Potrebbe essere. È vero. Carsuedbg. Oh mio Dio, è vero. Gerasked. Hai ragione. Skagured. Piccoli insetti? Sta per quello, secondo me. Piccoli insetti. Insetti spaventati. Che significa? Insetti spaventati, è vero. Insetti non possono essere spaventati. E perché c'è un cane? Infatti, in mezzo. Cane? Perché sembra che gli stanno infilando qualcosa qua? Ma è un martello? Sì, credo. No, è quella là che si usa per... Quale? La chiave. Tipo la chiave inglese. La chiave inglese, quella per... No, ti prego. Che cosa ti sembra? Guarda bene. No, Lorenz. Pensi quello che sto aspetta. Pensando anch'io. No. Come no? Che cosa? Che cosa sembra messo così? Una sedia. Bravo. È una sedia con delle orecchie. È una sedia cane. È un casedia. Oh mio Dio. Qua c'era... No, abbiamo scoperto...
Perché si chiama Villa della Papponese? Perché? Ospitava i papponi. Per quello. Guarda, guarda, Jack, guarda, guarda. Pensavi che l'avevo. Dai, mi ha fatto prendere un colpo, Lorenz. Pensavo Vicky, davvero. Dai, oddio. Ti voglio bene. No, io non più dopo questo, Lorenz. Basta. Lorenz, andiamo. Jacka. Jake. Dimmi. Andiamo. Andiamo. Oddio. Questa è la sala. Qui c'era il salone. Che cos'hai? Qui c'era il salone. Ma se prova a bere da questa? Prova, prova. Le cose abbandonate tanto non succede nulla se le bevi. Ma che cos'era? Figa, Lorenz. C'è odore di passera in quella bottiglia. Tu lo senti? No. Il gusto di passera. Esplosa. Mettimi una cosa. Sì. È interessante. Che cos'è? Che cos'era? Vediamo qua. Se sentiamo rumori strani, raga. Esatto. Che cosa c'è? Non lo so. Cari Scarepazz, guardate. Ancora c'è il cibo. Ancora c'è il cibo. Dentro, ok. Lorenz, prova. Voglio fare esplorazione, va bene. Vai, fai esplorazione nel frigo e dimmi com'è poi. Ok, ciao. Raga, Lorenz è entrato nel frigo e non c'è più. È scomparso, guardate. Lorenz, sei te? Sì, sono io. Apri. Ma io sento rumori giù da basso. Sono io che posso. Ti apriamo, raga. Lorenz, ma chi hai trovato nell'esplorazione nel frigo? Vino rosé? No, Lorenz, tu hai bevuto. È diverso, dagli altro. Per i nostri ragazzi? Ma perché tu sei sempre così irresponsabile, Lorenz? Sono più giovane io di te, sono più responsabile di te. Che sei più vecchio di me. Non sai che la vita è bella. No, no, lo so, tranquillo, lo so. Vivere. Senti che odore di vino, Lorenz, dai. Chiudi sta bottiglia. No, aspetta, voglio controllare gli sportelli. Voglio vedere. Ma che fai? Ma che fai? Battere. Figa, Lorenz, te. Shh. Che ci sono i rumori. Dio. Sono il fantasma che è. Io lo sapevo. Io non sono gay. Di nuovo. Di nuovo. Apriamo qua. Magari il fantasma è qui. Uno, due. No, magari troviamo qualche quaderno come di là. Non c'è niente. Dobbiamo aprire ogni singolo cassetto. Vai. Vai, apri, apri. Tranquillo. Vai. Niente. Ma che cosa? No, aspetta. Anche qui. Preparati che magari troviamo qualcosa. Io tengo gli occhi chiusi, ok? Vai. Che cos'è? Apri gli occhi. Oh porca miseria. Oh porca vacca. Questa. Ma è inquietante. Ma che cosa ci fa una testa di una bambola qui? No, no, questi facevano i dentisti. Facevano i dentisti sulla testina. Lorenz. Dentiste. Sì, Lorenz. Io ne sono sicuro. Oh mio Dio. Aspetta, non riesco più a muovere le braccia. Qua altro che non ci sono più non soldi. Non riesco a muovere niente, solo gli occhi e la bocca, perché... Scusate. Oddio. È colpa della testina che ti fissa? Fammela smettere di fissare. Come faccio? Fissala. Basta, l'ho tolta. Oh. Vedi. Che cos'era? No. Il frigo ha fatto il disco, quello così DJ. Sì, l'avete sentito? Lo fa da solo. Cioè, lo fa da solo, perché? Ecco, ho trovato la soluzione. Ecco come si mette. Ecco come si mette. Raga, abbiamo trovato la soluzione. Poi qua va messa la mela che scompare. Alla villa della Papponese. No, vabbè. Cioè. Questo è il fantasma di Ho sentito un rumore giù da basso, dobbiamo andare a controllare di sotto. Giù da basso? Sì. Ho paura. Per le scale, andiamo. Lascia stare quella. La portiamo con noi, dai. Portala, ok. Perché risolve le cose. Andiamo a vedere. Il vino. Cavolo. Il vino rosé, lascialo là. No. Lorenz, guarda, non fare la lagna con me, eh. Arrivate
Marco! Di nuovo? Sì. Che ti ha detto? Iada. Che ha detto? Aida. Si chiama Aida. Si chiama il nome. Aspetta, chiedigli se era lei la giapponese che viveva qua. Magari è lo spirito che ha impostato la testina. Sei tu la giapponese? Ha detto che è lei. Ah, raga, abbiamo scoperto l'enigma. Scaripazzoni, abbiamo scoperto l'enigma. Ah. Ok. Ha detto che le piace vivere nella bambola. Così non deve lavorare. Gli piace essere una testa. Sì. Ecco una testa di bambola. Lei viene lavorata tanto. Ecco perché si chiama la villa della papponese. Era lei la papponese. Portiamola a casa nostra. Andiamo. Dio, Lorenz, andiamo verso là. Ha levitato qualcosa. Ma tu l'hai visto che ha levitato qualcosa? Sì. Ha volato qualcosa. Aspetta, che c'è? No, no, no. Il fantasma. Ha detto che è fantasma gay? Ancora. Ancora no. Lorenz, andiamo via, per favore. La storia, non puoi capire che mi ha detto. Che cosa? Praticamente lei non voleva diventare una bambola, un sesso di bambola, ma c'è il fantasma che l'ha fatta diventare una bambola. Mi dispiace per la papponese e per la sua villa, però... Lorenz, io ho appena visto volare qualcosa. Anch'io. Che dobbiamo fare? Per favore, andiamo via. Lorenz, ci sono anche le foto della famiglia qua, oh mio Dio. No, che aspettate un gioco. No, no, no. Ci stanno invitando alla discoteca della villa della papponese? Ma... Perché salta? Oh mio Dio! No, non ci posso credere. Aspetta. Ma hai sentito che cosa sta facendo alla fine? Sì. Ma se la riaccendiamo forse ci dà le spiegazioni. Che cos'è? Eh? Prova. Vai. L'uomo riparte, Lorenz. Entriamo qui. Forse comunicano. No, Lorenz. Lei non so. Oddio, ho paura. Non è vero. Io ho visto troppi volte, raga, e sono volate anche quelle. Senti che ti dico. Sono volate. Che cos'era? Perché hai messo quel suono? Non lo so. Ha imparato la musica. Oh no. Parla con la musica. Esce da lei. Lorenz. Andiamo via, non basta. Io non mi fido. Raga, scusate. Scusate, raga, ma... Dobbiamo, purtroppo questa volta dobbiamo terminare l'esplorazione qua, aspettate. Raga, scusate, però questa volta dobbiamo terminare l'esplorazione qua perché sono successe troppe cose e noi non ce la sentiamo proprio di continuare. Avete anche voi visto, due volte sono volati oggetti. Troppe volte, ragazzi, troppe cose, è stato più inquietante del tutto. Quindi... Io non voglio. Raga, ci dispiace tanto, però noi usciamo e non so, casomai vi rimangiate poi, va bene. Ciao, raga. Scare.